analizziamo la dinamica di un ascensore, cioè andiamo a studiare come si comporta un ascensore dal punto di vista dei principi di Newton. Immaginiamo un ascensore che sale da un piano a un altro e per semplicità immaginiamo che sia tirato verso l'alto da una corda che esercita su di lui una tensione. Vogliamo calcolare il valore di questa tensione. Immaginiamo che l'ascensore abbia la massa di 10 kg e quindi il suo peso sia all'incirca 100 newton. A rigore sarebbe 98 newton, ma approssimiamo con 100 newton come se l'accelerazione di gravità valesse 10 metri al secondo quadrato. Immaginiamo il moto dell'ascensore diviso in tre fasi. L'ascensore parte da fermo, la prima fase è un'accelerazione che dura un secondo e lo porta alla velocità di un metro al secondo. Poi per i successivi 8 secondi immaginiamo che l'ascensore proceda a velocità costante, quindi in modo rettilineo uniforme con quella velocità. Infine, nell'ultimo secondo, l'ascensore rallenta in modo rettilineo uniformemente decelerato fino a fermarsi al piano superiore. Quindi in totale abbiamo 10 secondi di viaggio, di cui il primo secondo è un moto accelerato, l'ultimo secondo è un moto frenato e gli 8 secondi e mezzo sono un moto uniforme. Ci chiediamo il valore della tensione in tutti e tre questi tratti. Cominciamo con la prima fase, l'accelerazione iniziale. Trattandosi di un moto accelerato, utilizziamo la seconda legge di Newton. La forza totale è la differenza fra la tensione della corda e la forza peso. Assegniamo il segno positivo alla tensione della corda perché è verso l'alto e il segno negativo alla forza peso, quindi T meno la forza peso. Questa è la forza totale, dobbiamo ricavare la tensione della corda, quindi facciamo la formula inversa e andiamo a sostituire i numeri. In particolare la forza peso è 100 N, la massa dell'ascensore è 10 kg e l'accelerazione la calcoliamo dalla definizione che è la variazione di velocità che è stata di un metro al secondo, da 0 a 1 metro al secondo, diviso il tempo in cui questa variazione di velocità è avvenuta, cioè un secondo. Quindi l'accelerazione è 1 metro al secondo quadrato. Se andiamo a fare i calcoli, otteniamo 100 più 10, 110 newton. Quindi la tensione della corda vince sul peso dell'ascensore. E la differenza tra le due forze è 10 newton. Sono quei 10 newton di differenza fra le due forze che producono l'accelerazione di un metro al secondo quadrato che fa aumentare la velocità dell'ascensore. Passiamo ora alla fase intermedia, quindi il moto uniforme. Potremmo utilizzare di nuovo la seconda legge di Newton, forza totale uguale a ma, ma non c'è l'accelerazione perché la velocità in questo caso è costante. Questo vuol dire che la forza totale è 0, le forze sono sempre T meno la forza peso e essendo 0 la forza totale vuol dire che la tensione e la forza peso si annullano, sono uguali, cioè, e vale 100 newton anche la tensione. Questo del resto lo sapevamo perché è il principio di inerzia. Se noi vediamo un oggetto che sale a velocità costante vuol dire che sale per inerzia e non ci sono forze applicate, cioè la forza totale su di lui è 0, quindi vuol dire che la tensione e il peso si annullano perfettamente. Un tipico errore che fanno gli studenti è di pensare che anche quando l'ascensore sale a velocità costante la tensione della corda supera il peso. Invece non è così. Se la tensione della corda superasse il peso, ci troveremmo ancora nella situazione precedente e la differenza tra la tensione e il peso darebbe l'accelerazione. Quindi se la tensione della corda superasse il peso avremmo un ascensore che accelera invece di andare a velocità costante. Un'altra piccola osservazione è che il principio di inerzia è un caso particolare della seconda legge di Newton, infatti si ottiene dalla seconda legge di Newton nel caso particolare di accelerazione nulla. Infine l'ultimo tratto, la fase di rallentamento, il procedimento è sempre lo stesso, seconda legge di Newton, le forze sono sempre quelle, la tensione verso l'alto e la forza peso in basso. Ricaviamo la tensione, è lo stesso identico procedimento di prima, Fp più ma. L'unica differenza è che adesso l'accelerazione è negativa perché la velocità diminuisce e l'accelerazione vale meno un metro al secondo quadrato perché la velocità diminuisce di meno un metro al secondo in un secondo. Quindi il risultato finale è 100 meno 10 newton, quindi 90 newton. Vediamo quindi che adesso la tensione perde rispetto alla forza peso e la forza risultante quindi è diretta in basso, sono 10 newton in basso. Questi 10 newton sono responsabili della decelerazione, cioè del rallentamento dell'ascensore. Infine, quando l'ascensore è arrivato in cima al piano superiore,
La tensione si riporta a 100 N. Se così non fosse, l'ascensore scenderebbe, continuando ad accelerare verso il basso. Invece la tensione si riporta a 100 N e quindi la velocità, che nel frattempo era scesa a zero, si mantiene costante, quindi l'ascensore si ferma e rimane fermo. Quindi, riassumendo, la tensione della corda varia durante il movimento dell'ascensore. Nella fase di accelerazione è 110 N, superiore al peso. Nella fase di salita costante è uguale al peso, principio di inerzia. Nella fase di rallentamento, la fase finale, la tensione è minore del peso. Infine, una volta che l'ascensore ha raggiunto la velocità zero, quindi si ferma al piano superiore, la tensione diventa di nuovo 100 N come il peso. E l'ascensore a quel punto rimane fermo.